Hi, my name is Ricky Turco. I'm the Italian translator of The New Breed by Gary Chester. I'd like to tell you my story with this amazing book, and then I'll give you a full demonstration of the New Breed concepts. Dalla scomparsa di Gary Chester nel 1987, la figlia Katrina sta scrupolosamente seguendo i desideri del padre. Attualmente sta radunando batteristi che hanno studiato con lui e altri come me che sono stati fortemente influenzati e ispirati dal suo metodo, avendolo studiato per anni. L'obiettivo di Katrina è quello di mettere in contatto noi insegnanti con gli studenti che vogliono prendere lezioni sul New Breed. È senz'altro un grande onore e un privilegio che mi sia stato chiesto di far parte di questo team di batteristi che annovera nomi come Carl Latham, Tony Cruz, Corey Roberts e Chris Coleman, solo per citarne alcuni. Noi insegnanti siamo a disposizione di un numero ristretto di studenti per delle lezioni online, con il fermo proposito di trasmettere ma anche di conservare il metodo di Gary in modo integro. Questa comunità di docenti New Breed vuole diventare quindi un punto di riferimento per gli studenti che intraprendono il metodo in tutto il mondo, in quanto è in grado di garantire il rispetto dell'approccio e della filosofia di Gary Chester, grazie alla rispettabilità e all'affidabilità dei suoi membri. Per constatare l'impatto globale di New Breed sulla comunità dei batteristi internazionale negli ultimi 30 anni, ma anche fino ad oggi, basta guardare YouTube, dove moltissimi batteristi che non hanno studiato con lui oppure anche suoi allievi continuano a dimostrare quanto il metodo abbia influito sul loro modo di suonare. E quindi Katrina riceve in continuazione email con richieste di informazioni sulla metodologia, ma anche sulla vita di Gary Chester. Gli studenti quindi richiedono insegnanti qualificati e raccomandati dalla famiglia e dagli ex allievi di Gary Chester. Ecco il motivo per cui Katrina si è decisa a produrre questa serie di video. Personalmente, anche se non ho studiato con Gary, ho lavorato sui suoi sistemi per 30 anni. Suono professionalmente da più di 30 anni e ho tradotto una trentina dei più celebri libri di batteria. Poi come in qualità di responsabile didattico del Modern Drums Institute insegno da più di 20 anni come ad allievi italiani e anche stranieri. E ho condotto seminari, clinic, workshop, ho scritto metodi didattici, sempre facendo riferimento all'importanza dell'approccio del New Breed. Prima di autorizzare la traduzione in italiano del metodo, Katrina ha voluto conoscermi. Durante l'incontro che abbiamo avuto in Zoom, mi ha fatto capire meglio l'importanza dell'approccio appropriato di cantare nel metodo. E poi mi ha messo in contatto con Tony Cruz, un allievo storico di Gary, avendo studiato con lui per 11 anni. In seguito, dopo un'attenta valutazione delle mie capacità, della mia formazione, dei miei lavori didattici e artistici, e avendo constatato che fossero in armonia con la filosofia del padre, finalmente Katrina ha dato l'autorizzazione a tradurre in italiano il New Breed. Io le sono molto grato naturalmente per questa scelta, ma anche per la dedizione che ha dimostrato in questi anni nella salvaguardia della preziosa eredità del padre, e anche per non aver desistito e quindi essere arrivata a conoscere il mio editore Volonté e anche me. A quel punto io ho
ho realizzato che avevo tra le mie mani una grande opportunità, cioè quella di approfondire gli insegnamenti di Gary da una fonte diretta, ovvero con un suo allievo. Ecco perché ho deciso di andare a New York per incontrare Tony Cruz. Il lavoro svolto con Tony è stato veramente fondamentale e mi ha, se vogliamo, cambiato la vita, perché mi ha ulteriormente fatto capire l'importanza dell'approccio appropriato di cantare nella metodologia. Quindi, tornato, ho ricominciato a lavorare sul metodo con un nuovo approccio e anche con un nuovo entusiasmo, ottenendo dei risultati che non avevo mai raggiunto prima. E si sono infranti molti limiti nella mia mente e si sono quindi aperte nuove frontiere di lavoro. E sono così riuscito a sviluppare i sistemi avanzati e compositi via via più difficili. Ed è veramente cambiato anche il rapporto con lo strumento, grazie soprattutto a una nuova connessione tra la mia mente e i miei arti. Quindi in seguito ho deciso di condividere questa esperienza con i miei allievi, facendoli lavorare con questo approccio appropriato di cantare, ottenendo gli stessi ottimi risultati. E poi, d'accordo con Marco Volontè, il mio editore, ho realizzato alcuni video per sostenere l'uscita della versione italiana, ma anche per dimostrare la validità del metodo e coinvolgendo anche alcuni miei allievi. E a distanza di 2 anni, e questo poco tempo fa, ricevo una mail da Katrina, dove con mia grande sorpresa mi chiede proprio di realizzare questo video per contribuire all'insegnamento del metodo e per spiegare l'importanza di avere un insegnante qualificato che ti segua durante il suo studio. E sono qui quindi per condividere questa esperienza e per farvi conoscere anche gli altri straordinari colleghi che sono diventati dei compagni di squadra. E certamente è un grande onore, oltre che un piacere, far parte di questa squadra. E la scelta di Katrina nei miei confronti non è stata casuale, nemmeno poco ponderata, ve lo garantisco. Ma torniamo al metodo. Vorrei sottolineare come lo studio corretto del metodo, seguendo la procedura consigliata da Gary Chester e applicando questo approccio di cantare in modo appropriato, produce, a mio modo di vedere, un risultato fondamentale, che è quello di espandere le prestazioni della nostra CPU cerebrale, soprattutto per quanto concerne l'interdipendenza coordinata tra gli arti. In altre parole, si tratta di un aumento della capacità di gestire nella nostra mente parti ritmiche differenti e concomitanti, oltre ogni limite umano. E questo aumento produce un primo beneficio importante, è un aumento della capacità di concentrazione, che a sua volta produce dei risultati molto importanti, che sono ad esempio la capacità di suonare ritmi sempre più difficili, un aumento della precisione del tempo, un'espansione della ricchezza del linguaggio ritmico e quindi della creatività. Il segreto, ribadisco, del metodo è cantare ogni singola parte che si suona o parti parallele come il click. È il cantare ciò che sta eseguendo ogni arto che costringe il nostro cervello a concepire livelli multidimensionali di ritmi. E grazie a una nuova connessione e a un maggior controllo di ciò che ogni arto sta suonando.
Ma passiamo alla dimostrazione, cominciando dalla prima parte del libro, dove ci sono i famosi 39 sistemi. Io ho scelto i sistemi 28 e 29 per mano destra e sinistra sui ride o sugli hi-hats, e con la cassa leggerò una riga della pagina di ritmi melodici 3A. Comincio cantando i click e poi a seguire canterò le parti che eseguo con ciascun arto, e spostandomi dal 28 al 29 avanti e indietro. Ora utilizzo un modo di cantare che mi ha spiegato Tony Cruz, che consiste nel cantare le note della suddivisione contenute negli interspazi vuoti tra i colpi della parte melodica. Modo molto utile per aumentare la consapevolezza della posizione delle note, delle pause, quindi la loro durata. Ora vado anche a suonare queste note contenute negli interspazi vuoti sul rullante al posto dei backbeats. È una mia iniziativa, ma è in linea con gli insegnamenti di Tony. Ora vi mostrerò un sistema composito. In questo sistema ai ritmi melodici che vengono suonati con un arto in quattro quarti viene sovrapposto un ostinato sempre di quattro quarti con un altro arto. Si sceglie quindi una battuta, la si fa diventare l'ostinato per la cassa e si vanno a leggere i ritmi melodici sul rullante. Come sempre canto tutte le parti che eseguo con i vari arti. Gary era solito incoraggiare gli studenti a produrre degli sviluppi personali e creativi dai suoi sistemi. C'è scritto nel libro, ma è anche dimostrato in questa serie di video da Tony Cruz stesso e anche da Chris Coleman. Io vorrei far lavorare di più il piede sinistro e quindi a tal scopo
Non faccio altro che invertire le parti degli arti inferiori nel sistema che ho appena suonato. Quindi mi ritroverò la cassa in levare e questa clave sul piede sinistro. Come sempre canto tutte le parti che suono con ciascun arto. Ora vorrei proporre un'ulteriore elaborazione di questo sistema invertendo le parti di cassa e rullante. In questo modo mi ritrovo di nuovo la parte melodica sulla cassa e il rullante sarebbe sul levare, però per dare più groove lo suono sul 2 e il 4 e sentite cosa salta fuori. Ora applico di nuovo il concetto di riempire gli interspazi vuoti tra le note e quindi canto e suono anche queste note sul rullante. Bene, passiamo ora alla parte dedicata ai sistemi avanzati. Anche qui viene ampiamente sviluppato questo concetto di riempire gli interspazi vuoti tra le note. Idea che viene ben dimostrata anche in altri video di questa serie, da Corey Roberts e anche da Carl Latham. Io ho scelto il sistema 2A, dove è la mano sinistra a portare un ostinato di 4 quarti ed è la destra a riempire gli interspazi vuoti tra i colpi dell'ostinato di 4 quarti. Come sempre canto tutte le parti che sto suonando. Ta 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 ta
Penso di avervi dato una esaustiva dimostrazione delle potenzialità dello studio corretto di New Breed, applicando anche in modo appropriato l'approccio di Kantare. Di certo ci vuole molto impegno, molto tempo e un processo graduale di apprendimento, possibilmente seguito da un insegnante qualificato. Però vi garantisco che i risultati saranno sorprendenti. Vi ritroverete migliorati in tutte le capacità sullo strumento e tutto vi sembrerà più facile. Quindi vi incoraggio a intraprendere questo percorso di formazione con qualsiasi di noi insegnanti New Breed. Potete accedervi scrivendo all'indirizzo mail che trovate nell'ultima schermata e Katrina provvederà a mettervi in contatto. E vi consiglio anche di guardare tutti gli altri video di questa serie Student to the Master Teach One to One, perché vi permetterà di comprendere ancora meglio la metodologia e anche di sentire dalla testimonianza dei suoi allievi chi era l'uomo Gary Chester. E vi consiglio poi anche di iscrivervi al canale YouTube in modo da restare aggiornati su tutti gli altri video che verranno pubblicati. Naturalmente sarebbero graditi anche i like sulle pagine Gary Chester the Drummer in Instagram e Facebook. E non mi resta quindi che ringraziarvi di cuore per essere giunti alla fine di questo video e vi voglio augurare un percorso proficuo di crescita sullo strumento e un futuro pieno di successi nell'arte della batteria e della musica. Buon lavoro, ciao!